ragazzi, io sono Alghisius. E bella a tutti, io sono Loris e oggi siamo qui con un nuovo video. Oggi siamo qui con le sponsor di marzo e portiamo tre canali. Oh, finalmente un canale è riuscito a trovare la parola di febbraio, quindi l'abbiamo deciso, la sponsor automatica in questo video ci sarà. Il primo canale con cui partiamo è Pocinski e Wizard, che non so, vi ricordate i miei vecchi video tipo Poccio, ve lo ricordate? Ecco, ho aperto un canale e niente, mi ha chiesto, mi fai una sponsor? Sì, ci sta. È un canale di rapper. Io adesso faccio partire il video, se vuole può vederlo anche Loris. L'ho già visto il video, la musica è veramente... è bella la musica. Poi non gli ho chiesto francamente gioco come hanno fratello, registrato. Sono fratello, poi lo perdo tutti fatti in un albergo. Misteri questa della merda, vita. Mi diverto, la mia vita è un filtro aperto. Di una cosa sono certo, non mi voglio più fermare. Allora tolgo il blocco sterzo. Sono esperto a interpretare la mia vita da raccontare, ma non mi sa spiegare in ogni particolare. Io il video non lo faccio vedere tutto perché così andate anche voi a vederlo. Hanno fatto veramente un bel lavoro sia con l'audio che col video a mio parere. Non gli ho chiesto appunto come hanno registrato. Veramente non avrei altri consigli da darti, da dargli, se no appunto migliorare la visualizzazione del canale. E adesso l'ho modificata, quindi se volete farlo anche voi dovete attivare personalizza il layout del tuo canale. In questo modo potete anche voi avere una visualizzazione come ce l'ho io. Se no vi escono semplicemente i video caricati. Ok, detto questo passo la parola a Loris che parla del prossimo canale. Sì, allora il secondo canale che vogliamo presentarvi è appunto quello che ha individuato la parola nascosta all'interno di un nostro video, che attualmente non mi ricordo quale fosse, però nessun problema. Se volete andare a vederla si può andare a vedere e vi confermo che c'è la parola, non l'ho messa dopo gli anni, ma è uscita con il video. È uscita nel video di della Sigma Rush, l'ultimo episodio di Mega Master Force 3 in pratica, la parola era Black Ace. Ok, ecco, questa era la parola. E questo nostro bravo ragazzo è stato così astuto da individuarla e quindi si è meritato la sponsor. Allora, questo canale si chiama Just Paul, il proprietario è un mio amico e possiamo dire che fa video principalmente su Clash of Clans. Infatti è all'interno del mio clan, per chi volesse sapere quale fosse. Basta che guardi gli episodi del Road to Max che ho fatto io e può benissimo farci un salto. E appunto fa video su Clash of Clans, sulle guerre tra clan, quindi fa vedere degli attacchi che fa anche lui in prima persona o a altri membri del clan, quindi attacchi ben fatti. Ok, direi di guardare qualche suo video. Finalmente ho una intro, direi di guardarlo, vediamo un po' come è uscita la intro. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, come al solito sono il vostro Just Paul e ben ritornati in questo piccolissimo video d'aggiornamento. Come potrete notare da questa inquadratura differente che ho utilizzato soltanto... Ok, direi che la voce va bene, forse dovrebbe alzare un po' l'audio ma ce l'ho un po' basso io perché come al solito se no rischio di coprire tutto. La voce va buona, la musica c'è, forse alzare per l'appunto un po' la musica e un po' la voce. Come potete vedere dei video, allora fa sia vlog, mi pare di capire, quello che abbiamo appena visto era una specie di vlog, anche se informavo un po' sull'intro, soprattutto come ha detto Loris, Clash of Clans, ma vedo anche FIFA, Team of the sì, Year. Sì, e anche episodi su Clash Royale anche. A proposito, volete che portiamo Clash Royale? Esatto. Clash of Clans, attacco tristellare, TH8, sto guardando. Il vantaggio delle truppe veleno che gli permette di avere, oltre alla furia, di aver assoltato la furia, di utilizzare ma forse allora quello lì non è il video dove la rapidità che è molto utile, infatti ho utilizzato la rapidità. Vabbè, dettagli. Bravi membri del mio clan. L'ultimo attacco che andiamo a portare è Ice Fox Channel. Ne avevo in mente un altro, ma non lo trovo più. Si è cancellato, non lo so, è sparito, scomparso. Ok, la prima cosa che gli dico di fare a iFox, come ho detto prima anche a Pocinski e anche nel video precedente, mi pare a Keltios, è di modificare il layout andando sul simbolo dell'ingranaggio e fare layout personalizzato del tuo canale. Comunque, ritorniamo sul video su iFox.
Non male il logo, il banner forse andrebbe un po' modificato. Direi fai un giro sul canale di Keltios, che è della sponsor scorsa, ho messo il link al suo canale, e chiedigli magari in un messaggio privato di farti un banner un po' più bello, perché questo qua, dico per esperienza, è fatto bene ma si può fare di meglio. Andiamo a vedere nei video, ha 154 iscritti, quindi non male, non so da quando è iniziato, poi andiamo a vedere. Nei video cosa troviamo? Abbiamo League of Legends, Robocraft non lo conosco, Naruto Ultimate Ninja Storm, quindi Destiny, quindi ragazzi è molto vario come canale. Ah carino, l'intro è Firefox solo che ha il bianco. Salve a tutti ragazzuoli, io sono Icefox e questo è il mio nuovo gameplay. Oggi siamo su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Siamo su console. Ok, la qualità è molto buona. Se ha detto di essere da console, vuol dire che probabilmente sta usando un Elgato, quindi non male. La qualità in 720p. La qualità in 720p è da pro. Sì. La qualità in 720p è molto bella. È veramente bella. Il gioco è fluido naturalmente, perché essendo da console non ha problemi. Ok, l'unica cosa che gli consiglierei è tagliare, perché vedo già dei pezzi morti. E quindi questo potrebbe magari annoiare. È vero che un video di 5 minuti magari non è il massimo, ma meglio un video di 5 minuti che un video di 13 con delle pause in mezzo che non servono a niente. Ha anche cambiato il logo nel frattempo. Pardon, colpa mia. Ciao a tutti ragazzoli, io sono Icefox e oggi siamo sulla pagina Free to Play con Warface. Come vedete ho dovuto optare per la lingua tedesca, visto che c'erano tutte le lingue europee tranne l'italiano, pertanto ho optato per questa. No fermi, un gioco in cui ci sono tutte le lingue europee a parte l'italiano? Eh beh, mi sembra giusto. Perché... Che cazzo siamo noi italiani? Tutte a parte l'italiano! Ma veramente? Dica, ma... Il gioco è veramente carino come struttura... Ah, cecchino... Classico. Ok, il gioco mi pare di capire che è una specie di FPS, quindi veramente bello, anche la registrazione come sempre, come ho visto anche nel video di prima, molto fluida, quindi molto bella. Quindi ragazzi, io direi che per le sponsor di marzo possiamo concludere qua. Come al solito vi invito a condividere il video, a lasciare un commento, a mettere mi piace. Se volete partecipare, sapete come fare dal video precedente, in caso lo ripetiamo. Dovete scrivere partecipo sotto uno di questi video sponsor e noi vi inseriremo nella lista. Dopodiché rimanere attivi, perché solo i più attivi verranno sponsorizzati. Direi che possiamo concludere qua. Loris, io vi saluto, bella ragazzi. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.